Buongiorno ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi faccio un video haul e prime impressioni dei nuovi prodotti Kiko che ho acquistato. Nuovi, nel senso che, come si dice, li ho acquistati nuovi, non perché facciano parte di una nuova collezione, a parte uno, e direi di cominciare subito. Allora, partiamo subito facendo una bella maschera al viso e infatti ho acquistato questa, che è una maschera nutriente illuminante all'argilla. E il pack è giallo appunto e deve essere al miele, se non ho capito male, perché comunque c'è il miele, e direi di partire subito e provare a farla. Allora, vediamo un attimo quanto tempo deve stare in posa. Penso un quarto d'ora, Beh, comunque dona un effetto luminoso alla pelle, infatti il miele appunto idrata e rende luminosa la pelle, quindi direi di cominciare. Allora, io qua ho il mio bello specchio, tiriamo indietro i ciuffetti. Allora, penso che bisognerà togliere il sigillo, credo. Sì, infatti. Ecco qua. E andremo a vedere se questa crema è valida o meno. Allora, la consistenza è giusta, secondo me, per essere comunque una maschera all'argilla. Io la spalmo con le dita molto grossolanamente. Questa comunque è passato comunque il tempo di posa, andrà risciacquata sicuramente. Ha un buon profumo, quello sì. Vediamo se ha anche un bel effetto. Ovviamente gli effetti comunque si vedranno man mano che la utilizzi, Non è che dalla prima vedi subito l'effetto, però mettiamola ancora un po'. Ok, adesso aspettiamo un quarto d'ora e poi ci vediamo. Rieccomi tornata. Allora, ho sciacquato la maschera, devo dire che il viso è morbidissimo e secondo me è anche più luminoso di prima. Non vorrei parlare troppo presto, aspetto di sapere cosa ne pensate voi. E adesso direi di applicare una bella crema nutriente e ho comprato questa qua di Kiko sempre. È la Smart Hydra Shot Cream. Hydra Shot Cream. Io con l'inglese zero, ve lo ripeto sempre. Comunque è una crema nutriente e il pack esterno è già carinissimo, secondo me. Ma anche il pack interno, secondo me, non è niente male. Oltretutto questo è uno dei miei colori preferiti ed è bellissima. Molto semplice, devo dire. Qui appunto c'è il logo Kiko, qui anche c'è il logo e appunto c'è scritto che tipo di crema è. Adesso andiamo ad aprirla e vediamo come si presenta. Allora, è fatta così. Vediamo un attimo.
Ok, sembra una consistenza, come potete vedere, un po' gelosa. Adesso poi io ne applicherò la parte che c'è qua. Vedete, è molto gelatinosa, però secondo me è top. Adesso poi andrò a metterla man mano che la metterò ogni giorno. Comunque diventa assolutamente un gel, secondo me. La consistenza è quella. Ok, ho già messo anche la crema contorno occhi, anche se non avete visto. La metto sempre prima io della crema viso, in genere. Ok, direi che secondo me nutre molto bene il viso, non dimentichiamo il collo. Lo nutre molto bene, si assorbe anche abbastanza in fretta, devo dire. Niente male, direi. Adesso la richiudiamo senza fare danni. E il pack comunque ha il suo perché. Allora, la rimettiamo a posto. Direi che anche questa è promossa come la maschera. Poi, allora, io adesso andrò a fare la mia base. Eccomi tornata, ho fatto la base, ho fatto gli occhi e adesso appunto questo qua, un attimino che c'è un casino. Adesso passiamo ai prodotti labbra. Ho preso due rossetti di due linee diverse. Allora, questo è il Green Me Matte Lipstick, che penso che sia una linea appunto ecologica. Infatti il pack è in cartone, appunto, ed è il numero 105, che è un bel rosso. Come potete vedere, è un bellissimo rosso che secondo me ci sta. E poi l'altro è della linea Holiday's Gem e dovrebbe essere la linea natalizia, infatti il pack è bellissimo. Come potete vedere è tutto dorato e dà appunto l'idea di qualcosa di prezioso. E ho scelto questo nude, bellissimo anche questo, però è un nude scuro, quindi è un rosa malva, abbastanza scuretto. E per prima cosa proveremo questo e poi proveremo l'altro. Allora, partiamo subito. È molto pigmentato, devo dire. Appunto, è un nude abbastanza scuro però. È molto facile da stendere ed è anche molto confortevole sulle labbra. Io l'ho messo alla cazzo perché vabbè. Diciamo che poi tanto devo cambiarlo, devo mettere l'altro. E direi che questo è il colore e a me piace tantissimo e appunto per questo ho scelto questo colore.
Adesso direi di passare al rosso, però prima mi stuccherò le labbra. Allora, salvettina. È anche molto facile da togliere, devo dire. Ovviamente hanno tutti e due il finish comunque matte. Si può vedere, è già tolto. Adesso metterò un po' di cipria per okay. E adesso direi di passare al rosso, che mi sembra bellissimo. Come potete vedere, questo è un rosso classico, direi. Bellissimo. Allora, è un po' più duretto da stendere rispetto all'altro, però comunque è pigmentato e secondo me è dosato giusto. E direi che questo è il look finito, diciamo. E io vi ho mostrato tutti i prodotti che ho comprato. E non mi resta che salutarvi e fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi prodotti, se li avete già acquistati. E cosa appunto ne pensate? Fatemi sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate like. Ciao!